Ciao cameretta. Ciao. Siamo sistemati per bene il bauletto che era un disastro. D'altronde ieri abbiamo fatto una giornata un po' particolare, tante cose da vedere, siamo fermati in secondo. Anche oggi è una bellissima giornata, abbiamo provato a mettere via gli antipioggia. Lì. Ci proviamo, però la giacca la mettiamo perché ieri abbiamo preso tanto di quel freddo, cavoli, quindi abbiamo tutte le maglie addosso, la giacca completa e l'antipioggia solo sopra per il vento. Ciao. Ok, fatti 19 litri. Percorreremo la strada che va da praticamente Narvik. Sì, fino a Alta. Quindi oggi non ci sono obiettivi, cose da vedere, se non semplicemente la Norvegia, ma abbiamo due tappe che ci porteranno al vero obiettivo di questo viaggio. Te che posto? Limite 50 hanno un vantaggio. Almeno puoi vedere veramente con calma tutto. Guarda che. Madonna, che posto veramente. Anche qua sembra una zona dove squartano le persone vive. Durante il nostro tragitto, forse già dalla Danimarca, verso proprio Nordkap, abbiamo visto un sacco di persone, ovviamente, no? Il motociclista che ti saluta, quello con cui parli, il signore che è il distributore, mangia l'hot dog, insomma così. Cavoli, alla fine continuiamo a rivedere, per assurdo, le stesse persone. Cioè, tra poco abbiamo fatto 4.000 km e continuiamo a rivedere le stesse persone perché cioè, ci sono pochissime strade in Norvegia, no? E se siamo qua tutti per lo stesso motivo. Ci inseguiamo un po' a vicenda. Cioè, basta pensare al cartello che abbiamo visto prima, che indicava che mancavano 1.000 km a un paese di cui non ricordo il nome. È come se a Udine mettessero un cartello Brindisi 1.000 km. Cioè, veramente. La Angie ha richiesto una sosta in questo posto, di cui non sappiamo ovviamente nulla. Sono tutte, ragazzi, Tallinn 2004, le nostre destinazioni, Varsavia 2003, Helsinki 2002. Meglio non guardare. Decisamente meglio non guardare. Due cose, la prima, continuano a guardarmi la moto dai 60 anni in poi. Seconda cosa, un signore ci ha regalato dei cioccolatini. Chiedendoci da dove veniamo, cosa facciamo, insomma, le solite domande di routine. Avranno il cianuro dentro, sicuro, sarà uno spostato locale. Grazie signore, grazie. Un nuovo rumore, ragazzi. Ma come c'è finita lì, L'ho amore? appoggiata prima mentre dovevo. Aspetta, Aspetta che si sorpassi lui, perché qua se ci vedono buttare una buccia di banana in strada ci arrivano 700 euro di multa a casa. Sta cazzo di banana, ci mancava la banana, vaffanculo. sei in montagna e al mare contemporaneamente. Pericolo rehenne e di là la gente pesca. Siamo sotto i 200 km all'arrivo, amore. Che spettacolo, che spettacolo. Non molla fino all'ultimo la Norvegia, eh. Stare insieme a te tornerai. Ripensa ancora? Non la sai. Questo entrerà nel video ufficiale per farvi capire 4.000 km quello che ho subito. Tornerai! Allora, abbiamo fatto una pausa pranzo in questo distributore, veramente alla grande oggi, tranquilli, sereni, ci siamo anche mangiati dei biscottini. D'altronde, se non devi fare 700 km, ma devi fare solo 300, le cose cambiano. Non dico che mi scarseggia l'olio, però non ne ho tantissimo. È meglio evitare di trovarlo in Norvegia perché costa quasi 40 euro al litro.
chiuso, portafoglio ce l'ho, cellulare li abbiamo, GoPro li abbiamo, bauletto chiuso, facciamo fuori questi 160 km che ci separano ad alta, amore. Vai, amore. Camminata ad alta, abbiamo dietro di noi la cattedrale delle luci. Non c'è molto da vedere ad alta, sinceramente, però è un paesino molto carino. Alla fine c'è un sacco di gente che fa sport, che cammina, c'è una buona energia, non è male. Siamo a circa 240 km da Capo Nord. Fa effetto pensare che domani veramente quasi ad occhi chiusi arriviamo alla meta. Dopo tre giorni indossiamo dei vestiti civili. Praticamente è una sensazione veramente strana. Sono tre giorni che ci vestiamo solo per andare in moto. Abbiamo dovuto dare un tirone incredibile. Adesso non dico che è quasi fatta, nel senso in generale nel viaggio, però secondo me il grosso è andato, dai. A domani, ragazzi. So che ci eravamo già salutati, ma volevamo solo mostrarvi 22 euro. Tutto pronto oggi? Siamo qui per fare la storia. Amore, oggi l'accendi tu per andare a Nordcap. Quella si è accesa come una Vespa a faro basso degli anni 50-40. Tra l'altro sembra che il casco della Angie tenga, ho dovuto un po' rinforzarlo con dello scotch, ma questo è quello che abbiamo, amore, purtroppo. Che occhio, ragazzo. So che non bisogna dare troppa confidenza alle cose, ma oggi in teoria è una giornata abbastanza semplice sulla carta. Faremo la strada da Alta a Honisvag. Sì, che è uno degli ultimi paesi del comune di Nordcap, prima di arrivare proprio al globo. Nordcap è il comune più a nord d'Europa. Io oggi, amore, la butto lì, Sì. Io attiverei un allarme renne oggi. Sì? Potrebbe essere la volta buona. Speriamo. Da Alta in poi cambia totalmente lo scenario norvegese. Distese incredibili, zero alberi, di ordine anche l'ombra, ovviamente. Si capisce, amore, che si sta andando verso la fine di qualcosa. La fine di un continente. Prima sfanalata di un signore che ci segnala una probabile renna. Eccola, eccola lì. Eccola! Patatona! Si vede che era in mezzo alla strada quella lì. Sono tornati gli scenari che tanto amiamo, amore, perché tanto abbiamo amato in questi 8 giorni. Una spiaggiona, prendiamo un ombrellone, una birra, vai. Costume. Vai, ragazze. Era una palude, amore. Siamo a Honisvag. E una è fatta. Adesso abbiamo l'hotel qua. All'hotel ci andiamo dopo,
Per cui è molto, sono due strade, quindi non è che c'è poco da spiegare. Se vai sempre dritto arrivi a Capo Nord, se vai a destra vai a Honisvag. C'è poco da dire. Ci godiamo gli ultimi 30 km con un po' di mal di stomaco, un po' di, no? Un po' di tante emozioni. Questi sono per te, Africa, questi chilometri. Goditeli, che sono gli ultimi che ti separano da Capo Nord. Che moto, ragazzi, che moto. Non siamo ancora arrivati, ma che moto, che moto, che moto, che moto. Sono questi momenti in cui... pensiamo... questi momenti che penserò quando arriveremo a Capo Nord. Sono stati 8 mesi di preparazioni per questo viaggio, amore, 8 mesi. Veramente? 8 mesi, cui qualsiasi cosa abbiamo fatto girava intorno a questo viaggio. Sì. Dal cercare la moto al sperare di riuscire a trovarla per portarla in tempo qua. Quando tornavamo da Rovereto disintegrati, dopo essere andati a prenderla. Eravamo già focus su questo viaggio. A cercare tutti gli hotel, amore, tu sei stata grande. Ci abbiamo messo, ma alla fine non ci abbiamo messo neanche tanto, l'abbiamo deciso e l'abbiamo fatto in un giorno, due giorni. Pensare la strada, a pianificare tutto, no? Sì. A trovare le valigie, ci abbiamo messo una vita a trovare le valigie. Alla fine una botta di culo, le abbiamo trovate all'ultimo. Le abbiamo sistemate, tu le hai lucidate, le abbiamo tappato tutti i buchi che avevano. Preparare tutti gli antipioggia, comprare gli stivali in Gore-Tex. Ne abbiamo fatte e i lavori sulla moto che abbiamo fatto insieme. E ora siamo qua, 26 km da Norcap. Mamma mia, che viaggio che abbiamo fatto finora, che viaggio. Che viaggio, ragazzi, che viaggio. Abbiamo messo via ogni singolo resto di caffè. Per il salvadanaio. Per poi veramente pagare quasi tutti gli hotel con quelli, quindi diciamo che non è andata proprio così male, cioè. Abbiamo pagato un caffè 5 euro ogni volta che ne bevevamo uno fuori, però. C'è un vento allucinante. Fino all'ultimo devi tenere duro, Norca, fino all'ultimo. Guarda lui. Lo prendiamo in braccio, questo ciclista, lo prendiamo in braccio. Sta peggio di noi. Una tormenta bella e buona. C'è delle nuvolette strane, perché vedi il cielo blu se guardi in alto. Sono belle basse, magari se ne vanno, dai. 5 gradi. Comunque tutte le volte che abbiamo pensato a Capo Nord, amore, i sogni, mentre cenavamo, mentre pranzavamo il weekend insieme, mentre mettevamo mani sulla moto, o quando guardavamo la webcam per vedere com'era, e sognavamo di essere lì, eravamo a 4000 km, anche di più, 4500 km di distanza. Adesso siamo a 5 km più o meno. Ci siamo. Tu, è tutto tuo, amore, questo momento, È tutto nostro.